Amiconi di Breaking Pop. Allora, per chi fino a ieri fosse rimasto bloccato su Marte come Matt Damon, Netflix è sbarcata in Italia, finalmente, insomma. Finalmente. Ieri sera a Milano c'è stato il red carpet di presentazione e per noi c'era la nostra Valentina Torlaschi, che ha scoperto cose che voi umani non potete neanche immaginare, perché intervistando gli ospiti, gli attori italiani, è venuto fuori che, insomma, il binge watching non sanno minimamente cosa sia. Senti, tu sei un binge watcher? Un? Binge watcher, sai che Netflix rilascia tutti gli episodi di una serie in un solo momento e quindi te li puoi vedere tutti assieme. Questa cosa è meravigliosa, guarderò tutto qua. Sì, io sono malato di serie. Poi tra l'altro questa roba di Netflix, a parte il fatto che ci siamo in qualche modo finiti dentro, è una cosa che aspettavo da una vita io, quindi sono un grandissimo estimatore. Senti, tu sei una binge watcher, sai cosa significa? Assolutamente no. Tu sei di questo tipo che ti abbuffi o preferisci un episodio a settimana? No, direi di sì, che se ci fosse la possibilità farei sicuramente così, anche perché insomma quando vado al cinema mi piace vedere anche due tre film di seguito e quindi sicuramente sì. Sei una binge watcher? Sono una binge watcher. Binge watcher, sai che Netflix rilascia tutti gli episodi uno dietro l'altro, quindi uno volendo fa questa buffata che se li vede tutti. Giusto, esatto. Guarda, no, non ancora, perché lo sarei tantissimo, ma è come quando arrivo alla fine di un bel libro o di una cosa, non voglio mai giocarmelo e quindi preferisco centellinare un pochino, qualche volta vorrei farlo invece... No, battuta sulla mano e aspetto la sera dopo. Sei un binge watcher, binge watcher. Oddio, cosa vuol dire? Netflix, binge watcher, che significa... No, forse no. No. Ma guarda, la possibilità di poterli vedere tutti insieme è anche un vantaggio, no? Cioè, avere la possibilità di scegliere è sicuramente una cosa in più. Ci sono dei momenti che te le vuoi vedere, hai una giornata libera e vuoi passare tutta la giornata a casa e vederti una serie e vedere, lo vuoi vedere come va a finire, quindi te le guardi tutte insieme, quindi penso che sia sicuramente bello. Lo sono diventato, io prima non lo ero, lo sono diventato perché ho scoperto il piacere di iniziare una cosa e seguirla fino alla fine, cosa che non mi aspettavo di provare, invece pensavo di essere, in questo ero uno scettico all'inizio, invece mi ha conquistato. Sì, assolutamente sì, da sempre. Perché io ho due bambini piccoli, lavoro moltissimo e quindi proprio fisicamente non sono mai riuscito a seguire la programmazione. Quando c'era la televisione analogica, cioè che dovevi aspettare un orario, penso di avere perso tutto. Ho cominciato a vedere le serie, a godermele nel momento in cui definisci te quante, dove, a che ora e come. Oh, capito, finalmente Games Week. Finalmente, infatti io devo andare, ciao. Sì, ce ne andiamo, invece no, dobbiamo registrare Breaking Pop. Allora, però, qualche dettaglio, qualche informazione. Allora, Games Week, Milano, Fiera Milano City, esatto. No, quindi no Expo, da oggi a domenica, dalle 9 alle 7 di sera, Paolo è là e ce la racconta molto meglio di quello che possiamo fare noi da qua. Ciao nerd, amici di Breaking Pop, siamo qua vicino al mio nuovo X-Wing, lo vedete, l'ho comprato, adesso vado su Tatooine a fare un giro con Luke. In realtà siamo alla Games Week di Milano, è una fiera che dura 3 giorni ed è un passaggio obbligato per chi ama videogiochi, cosplay e youtuber. Allora, oggi di cosplay non ce ne sono tanti, li vedrete domani e dopo. La fiera non è grandissima, la girate tranquillamente in un'ora, ma ci sono parecchie code. Code per vedere che cosa? Potete vedere praticamente tutti i videogiochi che escono da oggi. Oggi esce Assassin's Creed Syndicate. Fino a dopo Natale, per cui potete vedere Halo 5, Fallout 4, potete vedere Battlefront, un sacco di roba. C'è da fare qualche coda, per cui portatevi delle scarpe da ginnastica belle comode. Come vi ho detto, i cosplay saranno domani e domani ci saranno anche parecchi youtuber, per chi li vuole ama, per quelli potete trovare in giro. E se siete fortunati potete trovare anche il creatore di Pac-Man che gira tra i saloni per vedere un pochino come funziona. Ultima cosa, c'è anche il negozio di Unieuro che vende un sacco di roba a dei prezzi scontati. Però le code sono da zombie, sono mortali, roba da passarci il pomeriggio per comprare un Blu-ray, per cui decidete voi. In ogni caso noi oggi saliamo sul nostro X-Wing e andiamo.
Gabri, tu so che soffri di vertigini. Ho questo problema. È questo, sì, problema. Questo problema. Quindi The Walk forse ti farebbe un pochino effetto. No, a me piacciono i film sulla terra, cioè okay, i piedi per terra. Perfetto. Il film è uscito ieri, è stato presentato, è uscito ieri nelle sale italiane, è stato presentato però al Festival di Roma, dove il direttore di Best Movie, Giorgio Viaro, ha intervistato Philippe Petit, che è proprio il personaggio a cui si ispira la storia. Il coraggioso Philippe Petit. Vediamo. Quello che abbiamo dietro di noi e anche sulla copertina di questo libro è Philippe Petit. Philippe Petit è probabilmente il più grande funambolo vivente ed è diventato molto famoso perché nel 1974 ha attraversato lo spazio vuoto che separava le Torri Gemelle e le Twin Towers su un cavo teso, in un'operazione totalmente clandestina e preparata quasi come una rapina in banca. Oggi quell'incredibile evento, dopo essere stato un documentario Man on Wire di James Marsh che ha vinto l'Oscar, è diventato un grande film hollywoodiano in 3D diretto da Robert Zemeckis, che si chiama The Walk. Il film è straordinario, molto spettacolare, ma noi abbiamo avuto la fortuna di poter parlare proprio con Petit. First question: what's the main quality of a good funambulist, of a good man, wire walker? Poetry, theater, passion. But these qualities are not really the one that you see in the circus, because the tradition in the circus is to show the difficulty and to frighten the audience. But I was not born in the circus, so I acquired a sense of perfection, and I had a love of opera, theater, painting, the arts, and that made me a very different wire walker. Do you think that Hollywood is a kind of a circus? Because, you know, in the movie you are... Yes, yes, and that part is not true and it's not me. So yes, Hollywood is a circus, or maybe I should say, if nobody is watching, nobody is listening, Hollywood is the worst kind of circus. But at the same time, Hollywood gave us a beautiful film that everybody could see, should see, and it will uplift your soul, it will inspire you. So I'm happy about that. What do you remember most clearly of that morning on the towers? The people above? The people below. I remember a very intimate moment, personal, me and the wire and the two towers. And after the first crossing, I remember creating a performance, because you're right, there was an audience, there was New York, the world was watching. But first it was between me and the towers. Thank you very much. Ragazzi, per oggi Breaking Pop finisce qui, noi adesso corriamo la Games Week. Sì, infatti, magari ci prendiamo una esatto, ci prendiamo una Play 4 a 100 euro, sì, magari super sconti. Ce la regalano. Buon weekend, ci vediamo lunedì. Ciao.